Non lo so, oggi mi andava di provare come nei film. Ciao, via prima. Ben tutti ragazzi, qua mi va, benvenuti in questo nuovo video. Fa un caldo della madonna, ora faccio il video a petto nudo. No, oppure YouTube me lo censura. Vabbè, non lo so, sopporterò il caldo. Benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, siamo finalmente con Ronaldo Junior. Abbiamo delle novità su Ronaldo Junior, perché? Per chi stava seguendo la serie, stava seguendo tutto il fatto, saprà che Ronaldo Junior ha litigato con suo padre perché si è fatto lasciare con Tracy, perché stava facendo con Tracy, e adesso sono successi un po' dei guai. Insomma, Ronaldo Junior è scappato di casa, Cristiano Ronaldo non ha fatto manco in tempo, perché sapete che è successo l'incidente per colpa di Jasmine ed è saltato in aria, però diciamo è sopravvissuto stando anche in pessime condizioni. Quindi Ronaldo Junior, ragazzi, è a ruota libera, può fare quello che vuole. E indovinate un po' cosa gli è successo? Dal titolo avrete capito, ora andiamo a vedere. Ragazzi, sta proprio degenerando e rischia seriamente di finire in carcere, perché c'è un sacco di precedenti. Ha soli 13 anni. Quanti ragazzini a 13 anni avranno tanti precedenti quanto Ronaldo Junior? Io ho detto, ragazzi, non imitate mai Ronaldo Junior, e se no so guai. Vi invito a mettere un bellissimo pollicione in su. Ovviamente, ragazzi, se arriviamo a 2000 mi piace entro stasera, o 2005, vi carico subito l'altro video di Ronaldo Junior o di Cristiano Ronaldo speciale. Quindi più probabile Ronaldo. Quindi mi raccomando, 2500 likes entro stasera. Impegnatevi, porca miseria. No, non ci credo, ragazzi. Ronaldo Junior, dove ti trovi? Ah, ok. A prima impressione, il figlio di Cristiano Ronaldo si trova sotto un ponte. Ok, ma vediamo un po' dove siamo. Ma è già finito il riposino pomeridiano, sembra proprio di sì. Ronaldo Junior? Allora, ragazzi, lasciate che io vi spieghi quello che è successo a Ronaldo Junior. Abbiamo parlato un attimo con Ronaldo Junior, litigato con suo padre, l'ha letteralmente mandato a cagare. E Ronaldo Junior adesso sta vivendo sotto i ponti. Ronaldo Junior non sa che suo padre è in pericolo di vita, è in coma, e tutto quello che è successo, insomma, con Jasmine, Georgina, eccetera, eccetera. Ma la cosa che vi sorprenderà di più è che Ronaldo Junior sta vivendo con un barbone. Infatti, guardate la sua felpa Supreme, e i suoi pantaloni sono letteralmente sporchi di terra. Infatti, Ronaldo Junior ti dovresti pulire, perché sei proprio orrendo. E ragazzi, stiamo vivendo con un cartone made in China con scritto fragile sopra. Ma la cosa più brutta è, ma sapete come, cosa sta facendo Ronaldo Junior, ragazzi, in questo momento di traballo? Sta avendo le sta facendo una cosa veramente brucia e brutta. È una cosa che a voi piacerà, a me piace anche, però, tipo, non so se per guadagnarsi da vivere o cose del genere, a prezzi stracciatissimi, spacca le macchine a pagamento, ragazzi. Cioè, distrugge le auto a pagamento. Io gli avevo detto, Ronaldo Junior, vai a dormire con Albert, vai a casa sua. Però Ronaldo Junior, ragazzi, voleva stare da solo. Ha litigato con suo padre, il suo cervello è completamente fuso in questo momento. E quindi adesso non so cosa sta facendo, non so se semplicemente dove stia andando. Forse aveva un appuntamento con delle persone. Quindi, ragazzi, prima di scoprire Ronaldo Junior in cosa si è mischiato adesso e con chi, io vi invito a seguirmi su Instagram. Importantissimo, ragazzi, ci mettete solamente 2 secondi. Fate come Ronaldo Junior, prendete il vostro telefono, andate su Instagram e scrivete @RealAnthony, lo trovate qui in descrizione. Insomma, ragazzi, seguitemi, così alla fine del video posso salutarvi. Oddio, ma è Sfera. Oh cazzo. Oh, ciao Sfera, bella, come stai? Non mi dire che sei mischiato con Sfera in cose illecite, Ronaldo Junior. Vabbè, vediamo un po' cosa ci dice Sfera. Praticamente non so bene cosa stiano dicendo. Allora, ragazzi, provo a tradurvi in poche parole. Sfera ha chiesto a Ronaldo Junior di far saltare in auto 4 auto. What? 4 auto di gente che Sfera non sopporta. Ronaldo Junior si sta tirando indietro, perché dice che gli servono soldi, se no non sa come pagare, cioè come vivere. Però Sfera gli sta dicendo che noi gli dovevamo un favore e quindi non è tenuto a darci soldi. Beh, allora, se dovevamo fargli un favore, Ronaldo Junior ha ragione lui, che stavolta sono sempre dalla tua parte, però bisogna essere anche dalla parte del giusto. Allora, ragazzi, Sfera ci ha lasciato all'inizio di questa strada, praticamente è una strada a schiera di ville di lusso, dove ha detto che troveremo le nostre auto. Nel senso, per me scavalcare è un giochetto da ragazzi. Il problema è che le ville sono a schiera, quindi come salta una macchina, ragazzi, i vicini si accorgeranno dell'auto saltata del vicino e non potrò far saltare le altre. Comunque Sfera è stato molto chiaro al riguardo. Ha detto che le altre potevamo evitare di farle saltare, ma quella più importante da far saltare in aria assolutissimamente la Lamborghini di un certo produttore discografico. Allora, ragazzi, siamo al nostro obiettivo. E a quanto pare è una Mercedes AMG GTR, la stessa modello di papà, però papà ce l'aveva verde. Allora, o lanciamo un molotov, vediamo fuoco sia a lui che alla sua auto. La tanica no, forse sarebbe meglio una mazza da baseball, lo stordiamo
e gli scassiamo la macchina, così non saprà mai chi sarà stato. Piano Ronaldo Junior, piano. Adesso, stordiscilo! Pam! Ok ragazzi, secondo le indicazioni di Sfera terremo la Lamborghini appunto come detto come ultima auto. Allora, secondo appunto come indicazioni di Sfera terremo la Lamborghini come ultima auto e ci metteremo a scassare questa bellissima Mercedes. No, lui Ronaldo Junior. Ci metteremo a scassare questa bellissima Mercedes e basta, scassare lui. Esattamente come da indicazioni di Sfera. Vi ricordo che l'unica auto da far esplodere in aria sarebbe appunto quella, perciò la stiamo lasciando proprio per questo, per ultima. Ah, sì, spaccato il vetro. Oddio, madonna, che pazzo. Spacca di pure quello di dietro. Oddio ragazzi, Ronaldo Junior sta per diventare, cioè è già diventato un criminale. Ok, io direi che può bastare, cioè gli abbiamo fatto praticamente danni da non so quanti mila euro ormai, cioè specialmente a una macchina del genere. Ok, anche questa è stata abbastanza easy. Ah, forse devo aver capito male, questa è una McLaren se non sbaglio. In casa sembra non esserci nessuno. E Ronaldo Junior l'hanno fatto ripetere due volte. Madonna, madonna. Comunque a quella Mercedes avrà fatto danni non indifferenti. Cioè quella 6, 7, 8 mila euro di danni, ragazzi, l'avrà fatto, cioè mamma mia, pure di più. Penso che missione compiuta, gli abbiamo letteralmente scassato il vetro, cioè la macchina è aperta. Avevo fatto forse più danni a questa. Via. Vi dico la verità, come arrampicata è stata piuttosto difficile, però a questo punto, ecco. Vai Ronaldo Junior, siamo quasi arrivati alla terza villa, forza! Ok, cerchiamo di buttarci la macchina, però non l'abito, forse sarà dall'altro lato. Buttati sulla siepe, Ronaldo Junior, colpo segreto, no! Madonna, ti sei scassato l'osso, Ronaldo Junior, ti sei fatto male? Potrebbe essere questa la tipa di cui ha parlato Sfera. Allora, dobbiamo stare attenti e cercare di non avvicinarla. Quindi facciamo il giro. Ok ragazzi, si complicano le cose a questa casa perché è stata abbastanza facile. C'è un uomo seduto lì sulla panchina e ce n'è un altro lì. Non so se lo vedete, non mi posso affacciare tanto, però alla punta, ok. Allora, io direi che la soluzione più facile è accoppare questa vecchia merda, questa vecchia pazza. E sperando che non gridi, e stiamo morendo di sete. Ronaldo Junior, forse dovresti bere un attimo qualcosa. Ok ragazzi, a quanto pare la signora ha uscito l'auto mentre Ronaldo Junior sta bevendo il caffè ed è entrato un attimo dentro. Questo è il momento nostro, veloce, no col moto Ronaldo Junior. E scassagli tutto. Oddio, potrebbe sentire i rumori. Dai, ce la fai a rompergli quel parabrezza, Ronaldo Junior. Rompiglielo, sì. Bravo, ancora un'altra botta. Rompigli questa e scappiamo via. Dai, l'ultima. Facciamo a romperlo, sì, via, ragazzi, oddio, se meno male che aveva il cancello aperto che sta... Ok, ragazzi, l'ultima casa dovrebbe essere, ha detto, leggermente più avanti, dovrebbe essere questa qui. Ok, ragazzi, non dovrebbe essere molto difficile accoppare il giardiniere, solo che non riesco a vedere la minima ombra. Ah, ecco. Ok, ci sembra che siano diverse e svariate auto. Ronaldo, ce la fai? Ok, Ronaldo Junior, cammina piano, concentrati, così. Ok, ragazzi, come ci vedrà il giardiniere, impazzirà, secondo me. All'attacco! Oddio! Oddio! Gliela tirata proprio in bocca! In bocca! E poi la trappata è stata così. Ci ha guardato, bam! Sei un pazzo, Ronaldo Junior. Beh, meglio così. Ok, ragazzi, dato che questa cosa comunque sgama, mi fa paura. Oddio, ma quante Lamborghini ci sono? Sfera ha detto che doveva essercene una sola. Non posso far saltare in aria tutte queste. Oddio, c'è tra l'altro una tipa anche. Ragazzi, se non sbaglio, questa è la villa del tipo che dava le feste con le donne nude. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 Lamborghini di tutti i tipi. Io quale... come faccio a sapere quale devo far saltare in aria? Ok ragazzi, non mi resta altro che farle tutte a questo punto. Cioè, non so che dirvi. Sfera non è stato per niente chiaro, anzi ha detto... c'era una Lamborghini sopra, evidentemente il tipo avrà ospiti, non mi resta altro che collegare tutte le Lamborghini una all'altra e farle saltare in aria. Ok, allora, Ronaldo Junior, non so se ti rendi conto di quello che stai facendo, se per dar fuoco a tutto, bisogna collegare però tutte le auto, perché sennò il fuoco qui non lo piglia. Non lo so, non abbiamo tempo ragazzi, non abbiamo per niente tempo. Ok, Ronaldo Junior, non ti resta altro che fare quello che sai fare bene. Demolitore, distruttore, mettere fuoco a tutte le auto. Sei pazzo. Oddio ragazzi, sta prendendo tutto fuoco. Ma perché lì non prende fuoco? Ecco, ha preso fuoco anche quella. Oh mamma, via, guarda, oddio, una saltata nera. Oh cazzo. Che pazzo! Ragazzi, l'avrò presa quella del proprietario, no? Cioè, non so che ti è saltata un'altra! È saltata anche l'ultima! Oddio!
Oddio ragazzi, se si sveglia il giardiniere siamo fregati. Stento dagli esplosioni che stanno saltando una dietro l'altra. Adesso come si esce di qui? Come si esce? Esci dal portone principale. Scavacca qui, bravo. Via 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 via. E perché? Oddio, no, c'è un incidente, non sta capendo niente. Perché questo qua ha chiamato pompieri, carabinieri, tutti. E si vede disperato che gli sta spiegando la situazione. Intanto qui di fronte hanno fatto un altro incidente, non sta capendo niente. Renato Gio ha fatto niente del caso. Cioè ragazzi, Renato Gio è diventato uno scassatore di auto professionista proprio. Oddio, forse è meglio andare via da qua, va. Fatemi sapere nei commenti se vi piace il nuovo lavoro di Ronaldo Junior. Tra l'altro, non so, sempre impazzito, è una cosa che più gli piace, non so come cavolo se ne è uscito. Vi saluto gli ultimi di voi su Instagram, come promesso. Saluto Jackie 2009, Matti Arge 7, Luca Da, Sullo Giuseppe 07 e NV Bene. Questi sono i 5 degli che ho salutato, se anche voi volete essere salutati, per il telefono, come Ronaldo Junior, venite su Instagram, scrivete @RianAntony, mi seguite. Ci mettete solamente 2 secondi ragazzi, sapete che ci tengo. E vi posso salutare in tutti i prossimi video, potete rimanere aggiornati su tutto quanto, quindi mi raccomando. Beh ragazzi, direi che Ronaldo Junior l'ha fatta piuttosto grossa, ma a breve a quanto pare, ma inevitabilmente nelle notizie di Facebook, Ronaldo Junior scoprirà quello che è successo a suo padre. Ma questo forse, e dico forse, lo vedremo nel prossimo episodio e vedremo se succederà. Grazie per stati con me anche quest'oggi, fuori Megozzo, e noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. E sghere, ciao!